Ciao a tutti gli amici di eximardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare le Jotec X05S, un headset da gaming di tipo stereo e multipiattaforma. Partiamo subito dall'analisi della confezione. Nella parte frontale troviamo un'immagine illustrativa del prodotto, il logo dell'azienda, il modello delle cuffie, la loro compatibilità e le specifiche nonché caratteristiche tecniche dell'headset. Nel retro della confezione vengono riportate ulteriori immagini illustrative con relative caratteristiche, una tabella con le specifiche tecniche e le dimensioni dell'headset. Tutto intorno alla confezione, quindi sia nel lato sinistro che nel lato destro, vengono riportate le caratteristiche in varie lingue, tra cui anche l'italiano. Procediamo dunque all'unboxing del prodotto. La confezione è dotata di sigilli plastici per prevenire eventuali furti o danni al leadset. Estraiamo la confezione. Un attimo toccata, eccoci qui. Leadset è adagiato in un'ulteriore confezione di cartone, scusate, con ulteriore sigillo plastico. Procediamo ad aprire. Estraiamo dunque le cuffie e il relativo bundle. Vediamo un poco che cosa troviamo all'interno della confezione senza danneggiare nulla. Dunque, il bundle si compone di guida sicuramente all'utente per PS3, Xbox, PC e Mac, le cuffie e i relativi cavi e adattatori per collegare le cuffie. Quindi siamo dotate di un adattatore da 3,5 pollici millimetri a 3,5 mm con connettore placcato in oro. Vediamo un poco che altro è presente. Ok, un cavo abbastanza lungo di circa 5 metri di lunghezza, quindi un cavo lunghissimo che non troviamo spesso, dotato di connettore USB per un'ulteriore alimentazione, quindi un'alimentazione ausiliaria, due jack RCA per il collegamento alla Xbox 360 e alla PlayStation 3. Il controller inline che ci permetterà di modificare il volume della voce, come possiamo vedere, e il volume del gioco. Quindi avremo due settaggi differenti. Questo ci permetterà di migliorare l'esperienza di gioco e la possibilità di attivare e disattivare il microfono. Questo non è dotato di una spia LED, ma semplicemente di un adesivo rosso che quindi ci indica che è disattivato, e un verde che ci indica che è attivato. Le cuffie, eccole qui, sono relativamente piccole ma molto leggeri. Il materiale di spicco è la plastica, sono abbastanza rifinite. È presente il modello sui padiglioni esterni, che sono realizzati in plastica. La parte interna, come al solito, è dotata di un rivestimento in gomma soft touch che ci permetterà di giocare o di ascoltare la musica per lunghi periodi senza affaticare la testa. Avremo la possibilità di allungare le cuffie, quindi allargarle tramite questi semplici step. L'archetto è dotato di un pratico rivestimento in microfibra. Questo ci permetterà di non, diciamo, far sudare la testa durante le lunghe sessioni di gioco. E come abbiamo detto, l'archetto è realizzato in metallo. Anche qui è riportato il modello delle cuffie. Il microfono è di tipo flessibile, come possiamo vedere. Abbiamo la possibilità di ruotarlo di circa 180 gradi. E abbiamo, come abbiamo detto, possibilità di portarlo verso la bocca o meno a seconda delle necessità. Le cuffie
Sono di colore nero, sono molto eleganti e nulla, vedremo nel corso della recensione sul nostro sito www.extremehardware ulteriori immagini e dettagli di questo headset. Un saluto da tutto lo staff.